Siamo in provincia di Treviso, una delle tre province italiane con Venezia e Padova dove si produce il radicchio rosso IGP, indicazione geografica protetta, un prodotto italiano di qualità che incomincia a essere apprezzato all'estero. La vendita all'estero è ormai del 20%, ma si punta a ottenere un po' di più. L'IGP è arrivata nel 1995 e subito dopo, l'anno successivo, è nato anche il consorzio di tutela per proteggere questa varietà, questa, diciamo, verdura invernale che è l'unica coltivata all'aperto. Un migliaio di produttori, un centinaio di aziende che fanno parte del consorzio. Paolo Manzanga è il presidente del consorzio. Diciamo un'attività agricola che forse è l'unica che in questo periodo ha mantenuto il suo valore, il suo prezzo. Esattamente, attività che è un bene rifugio anticrisi, diciamo noi qua a Treviso, perché moltissime persone, che come chiaramente adesso succede purtroppo, hanno perso il lavoro e avendo magari a disposizione dei pezzetti di terra e un po' di attrezzatura, magari da parenti o da amici, si riciclano, tra virgolette, a fare l'agricoltore. E cosa meglio del radicchio rosso di Treviso? IGP può dare loro certezza, tra virgolette, di un lavoro e anche certezza di un reddito più che dignitoso, insomma, ecco. Con le sue 7 fasi di lavorazione, il radicchio rosso può essere definito un brutto natrocolo che alla fine diventa un bellissimo cigno. Brutto natrocolo in campo e dopo la fase di imbianchimento, quindi fase dove il radicchio ricresce nell'acqua di risorgiva a una temperatura di 14 gradi, ricresce appunto dentro e diventa un bellissimo fiore, un bellissimo cigno. Siamo Silea, Mauro Levada fa anche lui parte del consorzio da una decina d'anni. Voi siete soprattutto specializzati in trasformazione? Sì, noi facciamo sia la parte del prodotto fresco sia del prodotto trasformato. Nei prodotti trasformati si possono trovare i sottogli, l'agrodolce, che è un altro procedimento per conservare il prodotto, dalle confetture dolci, sempre di radicchio, a una salsa che è tipo patè che si può spalmare sui crostini. Una sorpresa che troviamo sempre qua vicino a Treviso, un'azienda agricola, Lucio Venturin, formaggio a radicchio. Formaggio a radicchio, sì. Sono circa 2 anni che abbiamo iniziato a fare il formaggio a radicchio. In particolare che formaggio abbinate e come? Allora, sono 3 tipi di formaggio che abbiniamo al radicchio rosso di Treviso, IGP. Sono lo stracchino, la burrata e un primo sale, la bianca primizia. Voi qua avete anche un'azienda agricola, con quanti animali e di che razza? Noi abbiamo un'azienda agricola, principalmente razza frisone italiana, sono circa 200 animali in mungitura, circa 500 capi. In questo press tour per la promozione del radicchio rosso di Treviso IGP abbiamo visto che si può usare un po' dappertutto, addirittura qua a Casavecchia con Ivan Borsato, birraio, un micro birrificio, abbiamo scoperto che si può fare anche la birra con radicchio. Certo, utilizziamo il radicchio in infusione, in 2 fasi della produzione, una prima fase con infusione a caldo durante la bollitura, una seconda invece infusione a freddo durante la fermentazione. L'idea è quella non di estrarre una parte vera e propria amara del radicchio di Treviso, che in realtà non avrebbe per associazione, però cerchiamo di tenere fuori quella parte affumicata che estraiamo dal radicchio essiccato al forno a basse temperature per un periodo molto lungo. Mirko Migotto, chef del ristorante Almigò a Treviso, un ristorante che fa parte del consorzio dei ristoranti del radicchio. Voi rispettate la cucina del territorio? Sì, cucina del territorio, quindi prodotti del territorio, che è radicchio, vini del territorio, abbinati sempre magari in maniera un po' particolare, come avete provato questa sera. Ecco, in particolare questa sera che piatti ci ha servito? Allora, a parte l'aperitivo iniziale con del radicchio marinato e del radicchio croccante, vi ho preparato uno sgombro scottato con una crema di patate, del musetto e radicchio e una nuvola di rafano, quindi un piatto un po' particolare, che però sempre con prodotti del territorio. Poi siamo passati a un risotto con il radicchio rosso di Treviso e la salsiccia bianca, un salume che è un po' dimenticato, che sta riscropendo e si abbina benissimo al risotto. Poi vi ho fatto assaggiare una zuppa di sottospalla col torchiato di fregona e radicchio di Castelfranco.